Chiudi gli occhi. No, che chiudo gli occhi, ma addormento, vada, mi fanno di fa. Dai, rilassati, chiudi gli occhi. Vabbè, chiudi, siamo subito, No, c'è una cosa leggera, coppa. Che stai facendo? Quanto è divertente interpretare un'assassina? È divertente perché poi è un'assassina in una commedia, perciò alla fine vedi che io dico assassina perché mi sento donna. No, però fa ridere perché è una cosa magari che non ti capita di vivere realmente nella vita normale, almeno a me no, cioè io non sono arrivata a quel punto, perciò finché fai la moglie, l'amante, tutto quanto, sono cose che vedi tutti i giorni. Io i veri assassini, non killer, non li ho incontrati. Champagnino, un goccino di champagnino per combattere questa calimma che fa caprassai. Grazie, molto gentile. Qui avete un clima meraviglioso. Ma io non mi sono ancora abituata, per me fa troppo caldo. Ah sì? E da dove viene questa sirena magnifica, eh? Sono dell'est. Oh, io sono sempre stato esterofilo. Che bella barca. Mi piace. Posso visitarla tutta? Io le ho appena fatto vedere la prua, lei mi ha fatto vedere a poco, Ma siete sempre così spiritosi voi napoletani? Diciamo che con le ragazze dell'est siamo particolarmente estroversi. Che tipo di esperienza è per una donna interpretare personaggi così spesso legati agli stereotipi maschili? Guarda, a me, a dir la verità, sembrava interessante, nel senso è una cosa che mi interessava, magari mi piaceva l'idea che ci fosse magari un ruolo più grande proprio per quello, perché mi divertiva. Mi divertiva il fatto che in fondo intorno a me in quel film era sempre tutto un pochino segreto, no? Cioè una cosa, ti dava una certa magia, cioè non era così tanto scontato. Cioè, non lo so, perché io non l'ho ancora visto il film, perché io aspetto proprio di andare al cinema, però penso che alla fine forse non se lo aspettavano neanche magari durante il film che poi quella vera cattiva sono io. Signorina! Signorina, ma dove va? Ma chi l'ha fatta entrare a questo cimitero chiuso? Per piacere, non mi scacci. Chi? Io sono venuta a chiederle perdono. Ma chi? A pregare per lei. Lei era molto più bella di me. Ma chi questa? Custunasa. È lei che doveva vincere il concorso Miss Favola Blu, non io. Invece non ce la fece sopportare questa ingiustizia. Non ce la fece. Pure Elena sola. Eravate molto amiche. Ma che importa? Sapisse a me che me ne importa. Quello che importa è che adesso devo pagare io. Devo espiare su questa terra il mio peccato di vanità. La mia vita è un anticipo dell'inferno che mi attende. E sora mia, ma manco Giovanna di Pomigliano d'Arca ragionava così.